L'Italia ha festeggiato i 150 anni dell'unità. Noi siamo con il professor Antonino Zichicheri, sì, primario della clinica, fate un po' la meglio, fratello. Sarà meglio. Secondino del carcere di Rebibbia. Senza meno. Terzino della nazionale italiana. Sicuro. Socio ACI. Dal 1972. Bisogna spiegare ai ragazzi che magari hanno visto questa festa, hanno preso questo come un giorno di festa, la profondità dell'unità d'Italia. Infatti. Perché cosa c'era prima dell'unità d'Italia? C'era praticamente la guerra. Spieghi allora. C'era la guerra, non c'era l'unione come c'è adesso, la confraternita, la compagnia, l'amicizia e ogni cosa. L'Italia era divisa, c'era il regno dei due imperatori. Il regno unito e il regno spiaccicato. Spiaccicato, che era quello. Infatti. Che insomma era, faceva anche un po' schifo. Infatti. Un regno spiaccicato. Infatti. Chi fu il fautore della Giovane Italia? Il Manzoni che fece la Giovane Italia. Poi c'era anche Camillo Benso Cavour. Conte di Cavour. E cosa diceva Cavour? Diceva che l'Italia deve essere unita. Essere sempre complessa, tutta insieme, unita. Invece l'Italia non era mai stata unita. Ognuno faceva le sue battaglie, quelle con i Guelfi e i Ghibellini, quelle con i Romani e gli Schiaffanesi. Cioè praticamente i napoletani. Scusi, gli Schiaffanesi che popolo? Cioè, era popolo del Cigli. Schiaffano. Ah, quindi, ho capito. Schiaffano sul Metauro. Sul Metauro. Poi c'erano gli Orazi e i Croazi. E i serbi che dissero mica si può fare i serbi a voi altri. Quindi un insieme di guerre che per fortuna trovarono l'unità d'Italia con un grande generale che fu Garibaldi fu ferito ad una gamba. Garibaldi che comanda i suoi soldati. Partirono da qua? Da Quarto. Dove si trova Quarto? Si trova da Nord Italia e arrivando fino a Roma. Sbarcarono, cioè andarono a Marsala. A Marsala, che tra l'altro se fossero andati a gasolio, secondo me spendevano anche parecchio anche meno. Anche parecchio meno. Quindi sbarcarono a Marsala. Garibaldi aveva con sé la sua donna, che era Anita Garibaldi, che lo amò, è un vero esempio di amore. Di amore. E lui, Anita Garibaldi. E morì esattamente ai Cappuccini, a città sopra vicino a Citerna. Qui a Citerna. A due passi da qui morì. Che l'ha presa la corriera? No, non l'ha presa la corriera. E morì che a forza di fare le guerre, le battaglie, fu ferita. Non ne poteva più. Anche lei non ne poteva più. E morì di crepacuore. Garibaldi si incontrò con Nino. Biscoldi. E qui non facevano più d'accordo e qui se no hanno. E dissero: l'Italia è fatta. Sì. Ora bisogna tenerla unita. Unita, esatto, da lì l'unità d'Italia. Esatto. Io credo che questa fetta di storia faccia parte della cultura del nostro paese. Secondo me l'UNESCO la nominerà patrimonio dell'umanità, professore. Infatti, che ci vuole. Grazie. Prego. Conquistami. L'arte della seduzione dalla sorgente alla foce. Allora, è troppo togo, no? Alla foce al ristorante, su sopra al Palazzo del Pero, togo. Dunque, sarebbe questo nuovo gioco, l'ho sentito parlare, ci si cimenta per questa conquista. Oh, bravo, quando è succede sta faccenda qui? Ogni primo venerdì del mese, su alla foce. Ma come si deve fare? Informati direttamente da Pippo. 347-751-7121. Le sella ribi tutte e due queste cavalline, mi.